Peter Stellani, procede la tua rieducazione dopo l'infortunio al ginocchio. Innanzitutto partiamo dal tuo infortunio, successo il 13 novembre del 2016, partita con il Porta Romana. Cosa ti ricordi di quel giorno? Mi ricordo che iniziò la partita e dopo pochi minuti, facendo uno scatto in profondità, sono stato sbilanciato appena da un giocatore avversario e il legame è andato in iperestensione. E ho avuto subito il presentimento che il ginocchio avesse fatto un movimento, insomma, non naturale, che mi fosse fatto male. E da lì, ho fatto subito il giorno dopo una risonanza e i medici mi avevano, insomma, avevano subito individuato il problema principale, che secondo loro era il crociato, insomma. Perfetto. Come procede adesso la rieducazione che stai svolgendo qui presso il centro fisioterapico ITOP a Peretola? No, bene, bene, perché sono venuto a conoscenza di questo centro fisioterapico grazie a un mio amico che gioca nel Grassina e nulla, da quel giorno, subito il giorno dopo che ho fatto l'operazione, sono arrivato qua, questo centro fisioterapico, e il mio percorso è stato subito un migliorarsi giorno per giorno. E nulla, procede bene, sto già affrontando percorsi di corsa, calciando in porta, Quando tutto. pensi di rientrare? Allora, il mio professore Emanuele Margheri dice che il 2 potrei essere a disposizione per la Il 2 squadra, aprile. però insomma, bisogna vedere anche le sensazioni e se ci sarà l'approvazione del dottor Fiorisi che mi ha operato. Perfetto. Senti, parliamo invece della situazione di classifica della Sestina, una situazione di classifica complicata, siete in fondo, in piena zona playout. In questo momento pensi che l'obiettivo realistico della squadra massimo possa essere la salvezza attraverso i playout? Parlando anche un po' con il ministro, perché ora sono un po' estraneo alla situazione della squadra, certo, siamo quasi sicuri, certi di fare i playout e quindi a questo punto pensiamo di posizionarci il meglio possibile per affrontare la partita in casa e per avere due risultati su tre a disposizione. Però non è detta insomma l'ultima parola, se facciamo una buona trafila di partite possiamo anche magari sperare insomma di uscirne senza fare i playout. Abbiamo avuto grosse difficoltà nell'arco dell'anno, grandi assenze, come poi evidenziato anche da Matteo Bettazzi, me, insomma, e altri grandi Ora infortuni. Capecchi. Sì, Capecchi, che si è rotto 2 giornate fa il malleolo, insomma, siamo stati anche un po' sfortunati sotto questo aspetto. ecco, proprio a proposito di questo, non è una stagione fortunata, giudicandola complessivamente per la Sestese, ma vista da fuori, secondo te, qual è la mancanza più grossa della squadra, il difetto più grosso della squadra? Forse pecchiamo un po' di esperienza, siamo una squadra, la società punta molto sui giovani e forse questo ogni tanto lo notiamo a livello di gioco e soprattutto nei minuti finali che non riusciamo a gestire bene la partita, arriviamo in fondo e che manca pochi minuti e le squadre ci mettono un pochino sotto, mentre bisognerebbe far gestire meglio il tempo, far scorrere meglio i minuti e portare le partite in fondo. Perfetto, chiudiamo Guido con i ringraziamenti. Sì. È chiaro che ancora non sei rientrato in campo, ma il tuo rientro in campo pare appunto prossimo. C'è qualcuno in particolare che vuoi ringraziare per il supporto che ti è stato dato in questi Sì, mesi? certo, voglio ringraziare Emanuele Margheri, Alberto Zizza, il centro insomma, dove lavoriamo tutti i giorni e insomma, le persone che hanno lavorato insieme a me che mi hanno dato modo di venire a fisioterapia con, insomma, con grosso piacere e lavorare con grande concentrazione.